Bentornati Snipers, io sono Marstrom e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercherò di rispondere alla domanda più ricorrente che mi fate sui social, a @MarkstormAirsoft su Instagram, nel caso vogliate seguirmi. Ossia, qual è il bolt action migliore per cominciare questo ruolo? E che modifiche dovrei apportargli per renderlo competitivo? Premessa: un fucile che sia preciso, silenzioso ed in grado di alzare gramature pesanti out of the box non c'è. No, non c'è, ragazzi. E a nessun prezzo, in nessuna fascia di prezzo. Fino all'ultimo bolt action oggi presente sul mercato, ha dei limiti, ha delle limitazioni e dei difetti, dei punti deboli che vanno corretti. E vista la situazione giuridica in cui si trova lo sniper in Italia, non ce lo possiamo permettere. La replica deve essere il più performante possibile per riuscire ad ottenere quelle soddisfazioni che questo ruolo può dare. Un bolt action idealmente dovrà ovviamente essere filo joule per sfruttare fino all'ultimo la potenza consentita. Deve avere un tiro molto costante, i suoi colpi devono avere poca differenza di energia l'uno dall'altro in modo da essere il più preciso possibile. Deve avere un sistema op-up con una regolazione millimetrica in modo da poter regolare alla perfezione la curvatura op-up che desideriamo. Deve essere in grado di alzare BB dell'ordine degli 0,36-0,40 grammi anche, che ragazzi vi assicuro che a un joule è fattibile. Deve essere anche silenzioso e magari non costare troppo. Non sono premesse da poco, ma è proprio per cercare di dare una risposta a questo quesito che nasce questo video in collaborazione con MB Custom Software. Vi lascio il link alla sua pagina Instagram giù in descrizione, che è un customizzatore di esperienza, pioniere nell'ambito degli ROPAP, mio amico da tantissimo tempo e che ha perso diverse notti di sonno per stare dietro a me a scrivere questo copione, quindi ragazzi, passate a lasciargli un like. Spesso si tende a ritenere che per le nostre potenze certi accorgimenti tecnici e certe repliche siano letteralmente sprecate. Questo dal mio punto di vista però non potrebbe essere più sbagliato. Anche una replica mediocre, se portata a 2-3 joule, tendenzialmente tirerà dritto perché l'energia impressa al BB sarà tale da quasi ignorare ogni imperfezione dell'oppatura e il BB arriverà semplicemente teso anche su bersagli molto lontani. Ma è quando l'energia scende sotto al joule che la meccanica deve dare il massimo sotto ogni aspetto ed essere perfetta, soprattutto l'op-up, deve riuscire ad alzare gramature pesanti senza perdere tanta energia nella regolazione e non è cosa da poco. Siccome le repliche disponibili sul mercato ad oggi sono veramente tante, ci sono 200.000 modelli e di ogni modello ci sono 200 varianti, anche grazie al boom che questo ruolo sta avendo in questo periodo, questa sarà una serie di video. Dividerò le repliche in base alla fascia di appartenenza, low cost, medium cost e high end, in modo da potervi indirizzare meglio ad una scelta consapevole. Ogni replica, ovviamente non le andrò ad analizzare tutte quelle esistenti, ma quelle più diffuse e che più si prestano a essere modificate e diventare performanti, sempre su consiglio di MB Custom. Analizzeremo insieme i pregi e i difetti di ognuna, andando ad analizzare quindi quali componenti richiedano delle modifiche o una customizzazione accurata, cercando quindi di guidarvi ad un acquisto consapevole. Un'altra premessa che ci tengo a fare è che se non siete in grado di effettuare certi tipi di lavorazioni o non avete esperienza nel settore, vi invito vivamente a rivolgervi a uno specialista, a un customizzatore esperto, ragazzi, perché potreste semplicemente fare dei danni e peggiorare ancora di più la situazione. Bene, detto questo, andiamo quindi ad analizzare i sei fucili più diffusi nella fascia di prezzo dagli 0 ai 120 euro. Ok, la prima replica che andremo ad analizzare oggi è sicuramente la più
più diffusa sui campi di gioco di tutto il mondo. Sto parlando del VSR10 della Well, ossia la versione MB02, che è quella con la canna corta, o la MB03, che è quella con la canna lunga. Poco cambia. Ha un prezzo indicativo senza gli accessori di circa 70 euro. E ragazzi, mi raccomando, quando andate a comprare una replica, prendete sempre la versione base, lasciate stare gli accessori, sono delle ciofeche cinesi. Il bipiede che c'è incluso è sempre orribile, poi non vi serve in questo sport il bipiede, proprio ignoratelo. Così come l'ottica che ci mettono in kit, è qualcosa di inguardabile. Prendete la versione base, risparmiate quei soldi lì e poi prendetevi qualcosa a parte di un po' più serio, fidatevi. Ci troviamo quindi davanti al clone più diffuso del VSR10 Marui. Da questo è ereditata la compatibilità dei ricambi. E ne dà accesso a una grande varietà di pezzi di ricambio. Esternamente non ha alcuna regolazione per quanto riguarda l'ergonomia, e anzi, spesso viene inserito un peso, quasi sempre un sasso in realtà, un pezzo di cemento, cose orrende, all'interno della calciatura per trasmettere una sensazione, un feeling qualitativo migliore, ovviamente fasullo. È disponibile in variate colorazioni, alcune orripilanti, come la versione in finto legno, che è veramente brutta, ragazzi, sembra un fucile da caccia di quelli brutti. E diverse configurazioni per quanto riguarda la lunghezza della canna. C'è la variante quella con la canna più larga che va a ricalcare il VSRG Spec, quindi corto della Marui, quella con la canna più lunga, il Long Barrel. Insomma, ce ne sono diverse varianti e l'unica differenza di solito è la lunghezza della canna, quindi generalmente nascono per un mercato overjoule e vengono importati con molle molto dure e successivamente limitati nella potenza tramite una strozzatura posta nella testa del cilindro. È un grano bucato che riduce il diametro dello spingipallino della testa cilindro, quindi fa passare semplicemente meno aria. Questo ovviamente non è l'ideale perché una molla così dura andrà a minare la longevità sia del pistone che del gruppo scatto senza motivo. Lo andrà a stressare inutilmente, quindi non è già il massimo e andrà depotenziato cambiandogli la molla. Tenetelo presente. Il pistone al suo interno è fatto di plasticaccia abbastanza brutto, generalmente anche sprovvisto dell'airbrake, e ha un O-ring generalmente da sostituire perché nella maggior parte dei VSR10 Well non ha una tenuta d'aria apprezzabile. Il gomino PAP è anch'esso di scarsa qualità, sono sempre molto duri e oppano poco e male. E quindi è un'altra cosa che vi consiglio di sostituire subito. Finiamo parlando della canna interna, è in ottone, senza svasature particolari, e ne ho viste alcune rifinite anche molto male, con delle bave di lavorazione che vanno a toccare sul palito. È qualcosa di osceno la canna interna del VSR10 Well, quindi in ottica di custom, prendete in considerazione di sostituire anche quella. Concludendo, posso dirvi è un'ottima base, ma solo base, su cui concludendo quindi è una replica brutta e con degli interni sostanzialmente da rifare quasi completamente, ma è comunque una buona base in ottica di un custom, perché è pur sempre su base VSR10, quindi avrete a disposizione tutta una serie di ricambi aftermarket su qualunque siti, è la cosa più customizzabile al mondo. Di conseguenza, a patto di averne le competenze, può diventare un'ottima replica. Tenete quindi in considerazione, oltre al prezzo base, anche quello del customizzatore, dei pezzi di ricambio, della manodopera, eccetera, eccetera. La seconda replica del quale voglio parlarvi è qualcosa di insolito, è il Well SR2, o anche detto MB06. Ha un prezzo indicativo senza accessori di 70 euro ed è una replica poco diffusa, in realtà ne avrò viste giusto un paio nella mia vita, e ha un aspetto molto futuristico, è un clone del Maruzen APS SR2 e può piacere oppure no, dato il suo design molto particolare, va diciamo a gusti, ma comunque nasconde dei pregi inaspettati. Prima di tutto ci troviamo davanti a una replica sorprendentemente robusta e solida. La canna esterna è di buona qualità e non ha giochi nei confronti della scocca in sé, è un bel pezzo unico.
E soprattutto il calcio è su standard M4, ha un vero e proprio buffer tube su cui va montato e può essere facilmente sostituito con uno dei miliardi di calci che trovate online o magari con qualcosa che avete già in vostro possesso se vi aggrada particolarmente. Quindi ha un'ergonomia molto particolare e molto personalizzabile. La meccanica interna è su standard Type 96, come il mio Mod 24 per esempio, e quindi ha un diametro del cilindro più stretto rispetto a quello da VSR10, ma anche più allungato. Il gruppo grilletto e il cilindro però sono dedicati a questa replica. Il gruppo scatto di serie è di tipologia 90 gradi, zero trigger, che lo rende più duraturo nel tempo ed è più piacevole da armare. È un dettaglio di pregio da trovare soprattutto su una replica di questa fascia di prezzo, quindi ottima cosa. Purtroppo la molla che troviamo al suo interno è esagerata come di consueto e viene strozzata con il canonico strozzo sulla testa del cilindro. Anche qui preparatevi a sostituire la molla con una più morbida. Però una volta fatto vi ritroverete davanti a una replica insolitamente silenziosa. Questo anche grazie al pistone, che è in plastica, che non è per forza una cosa negativa, soprattutto per i nostri standard a 1 joule, perché un pistone in plastica è più leggero di un pistone in metallo, e un pistone più leggero avrà una massa battente minore e prima di tutto stresserà meno il nostro cilindro e il nostro gruppo aria, dandogli una longevità più alta, e in secondo luogo darà origine a vibrazioni e rumori minori rispetto a un pistone in metallo, quindi la replica sarà stranamente silenziosa. Quindi bene il pistone, anche se l'O-ring in dotazione non è granché e varia molto da esemplare a esemplare, comunque generalmente non è in grado di fornire una tenuta d'aria costante, quindi preparatevi a tenere buono il pistone, ma come minimo sostituirgli l'O-ring. Il gomino PAP, cosa ve lo dico a fare? Fa schifo, ok? È orrendo come quello di tutti i Well, quindi anche prendetelo e buttatelo via. Va sostituito quindi oppure modificato se volete applicargli una R-OP, se sapete cos'è, se no vi lascio un link qua sotto di un mio vecchissimo video, me ne vergogno parecchio di quel video lì, oh mio Dio, era uno dei primi che ho fatto, comunque qui vi spiego le basi dell'R-OP. Il gruppo PAP lavora discretamente, anche se è scomodo da morire, questo perché richiede l'utilizzo di uno strumento esterno, una brugola, da infilare nel vano del caricatore sottostante, quindi dovrete tutte le volte girare la replica, inserire sta brugola, regolare questa piccola vitina che si trova in fondo, provare, poi dirigere, è veramente scomodissimo, però lavora bene e soprattutto con qualche modifica homemade lo si riesce a far lavorare bene anche con gomini flat o appunto l'R-OP. Se non siete troppo avvezzi a queste modifiche, vi consiglio, e volete utilizzare un R-OP, un gommino piatto, quindi senza gobbetta, che richiede un pressore piatto, vi consiglio di sostituire completamente tutto il gruppo PAP con uno dei tanti aftermarket che si trovano, che sono già predisposti per l'utilizzo di nub piatti, classici pressorini con sotto la piattella, per schiacciare in modo regolare. Il caricatore è dedicato a questa sola piattaforma, quindi dovete comprare per forza i suoi, però è ben fatto ed è provvisto di un sistema molla che ve lo fa scattare in mano schiacciando un tastino, che è molto comodo ragazzi con i guanti, ve lo posso assicurare, su certe piattaforme riuscire a fare il cambio di caricatore con i guanti è un vero e proprio incubo. Finiamo parlando della canna, anche in questo caso come tutti Well è orribile, che ve lo dico a fare. E prendete in considerazione di sostituirla in fase di custom, senza neanche stare troppo a pensarci. È quindi una replica economica ma solida e che come tutti i fucili di questa fascia di prezzo richiede un custom abbastanza approfondito, ma che una volta effettuato vi darà accesso a una piattaforma insolita che difficilmente si vedrà in campo, robusta, silenziosa e volendo anche precisa. Arriviamo finalmente all'L96 della Well o MB01. Ha un prezzo indicativo di 120 euro, è parecchio alto ragazzi. È una replica pesante ma molto bella ed ergonomica anche, tutta regolabile, con degli interni su standard Maruzen Type 96, esattamente come l'SR2. Ne esistono due versioni che differiscono dal calcio, uno sarà ripiegabile o abbattibile, mentre l'altro sarà fisso, variano solamente nella calciatura.
Anche in questo caso nasce per potenza superiore e viene portato a norma strozzandolo. Il gruppo scatto è a 90 gradi di tipologia zero trigger e sebbene gli organi di aggancio siano in metallo, la scocca che li contiene è in plastica. Abbastanza resistente a dire il vero, però comunque sarebbe stato meglio fosse in metallo. Il pistone in plastica è privo di airbrake, uno dei motivi per cui questa replica fa abbastanza casino da originale. Anche in questo caso nulla di speciale, e la tenuta d'aria come sempre è da verificare, varia da esemplare a esemplare. Il gruppo PAP è il medesimo dell'MB06 e come tale lavora bene, ma richiede alcune modifiche per essere utilizzato con i sistemi flat e soprattutto è scomodo da regolare. Anche il caricatore di questa replica è dotato di estrazione a molla che torna utile nel maneggio con i guanti. Menzione particolare per la canna interna, infine, che è eccessivamente lunga, arriva a superare i 500 mm. Ragazzi, e nell'airsoft non è una cosa positiva. Una canna interna corta generalmente ha prestazioni migliori di una più lunga nell'airsoft, per vari motivi che forse andremo ad analizzare in un altro video perché ci sarebbe veramente tanto da parlarne. E per questo motivo generalmente nei custom si tende a sostituirla con una molto più corta. Concludendo, è una delle repliche più diffuse sui campi dopo il BSR, probabilmente, ne ho viste veramente tante in giro, ma anche una degli entry level più costosi. Tenete conto quindi che avrete sì una vasta gamma di accessori aftermarket e di pezzi di ricambio, perché comunque è una piattaforma molto diffusa, ma che richiederà diverse modifiche, diverse attenzioni, soprattutto lato PAP, per farlo funzionare come si deve. E essendo una replica che di base parte da un prezzo quasi doppio di un BSR 10 Well, beh, insomma, il prezzo finale del replica più custom sarà più alto. Ok, con la prossima replica cambiamo completamente piattaforma, andiamo su un M40. Sto parlando dell'M40 A3 della Specna Arms. Ha un prezzo indicativo di circa 100-110 euro in base al sito da cui lo trovate e viene fornito con due caricatori extra, quindi in totale ne avrete tre. E qualche gadget della casa produttrice, tipo portachiavi o cose del genere, che comunque non fanno mai male. La struttura è molto solida e ben fatta. Il poggia guancia è regolabile anche se è in plastica, come tutti gli M40. E la canna esterna è di uno spessore tale da conferirgli una buona robustezza. Purtroppo sono gli interni a ricordarci forte e chiaro la fascia di prezzo a cui questa replica appartiene. Il pistone è rifinito anche in modo decente, il cilindro è anche in acciaio, per carità. Purtroppo però la testa cilindro, per un difetto di progettazione in realtà, sono tutte leggermente troppo corte per riuscire a fare una buona tenuta d'aria con l'imboccatura del gommino PAP e di conseguenza si ha una grande perdita d'aria, un vero e proprio sfiato che ci farà perdere di costanza tra un tiro e l'altro. È un problema grave, risolvibile. Purtroppo non basterà sostituire la testa cilindro con una BSR 10 perché ci sono dei problemi di compatibilità con l'imbocco del caricatore. La testa di un normale VSR 10 ha la parte allungata, lo spingipallino, diciamo, troppo largo. Di conseguenza la modifica che solitamente si va a fare per risolvere questo problema è sì prendere una testa aftermarket per VSR 10, ma lavorarla al tornio per assottigliare lo spingipallino e farlo passare sia nel caricatore e arrivare finalmente fino al gruppo PAP per risolvere il problema di perdita d'aria. È una lavorazione complessa che può mettere un freno a chi è interessato a questa replica, è vero, però ripeto, se non avete queste competenze vi consiglio come sempre, come su qualunque altra cosa, di rivolgervi a un professionista che sicuramente sarà in grado di sistemare questo grosso problema. Passando allo PAP ci troviamo davanti a un gruppo del tutto simile a quello di VSR 10, allo stesso principio di funzionamento, ma è leggermente diverso. Il diametro esterno è inferiore a quello dei classici gruppi PAP da VSR 10, proprio perché è ospitato nel poco spazio vitale che una canna esterna più spessa, come vi ho già accennato prima, lascia a disposizione. Di conseguenza sarà semplicemente più stretto rispetto a un gruppo PAP tradizionale, però questo lo rende dedicato a tutti gli effetti, così come anche la leva di pressore dell'OPAP è in parte dedicata, non è compatibile con tutte le leve pressore per VSR 10. Il gommino non è particolarmente performante, così come la canna interna, è pur sempre un low cost, quindi anche queste vi consiglio di sostituirle o applicargli una patch RO.
Concludendo, ci troviamo davanti a una replica di qualità generalmente più alta rispetto alle altre della sua fascia di prezzo, ma ha dei difetti gravi qua e là che richiedono una customizzazione approfondita da parte di mani esperte. È bello esteticamente, è robusto e può diventare una grande replica, però ragazzi, anche qui mettete in conto per forza, oltre al prezzo della replica, quello di un customizzatore che vi vada a sistemare questi due o tre problemi relativamente gravi. La prossima replica è l'M70 della Golden Bow. Cambiamo quindi completamente piattaforma. Il prezzo indicativo è di circa 70 euro, 70-80 in base al sito internet sul quale lo trovate. E vedendolo si potrebbe pensare di trovarsi davanti all'ennesimo clone VSR10 con qualche piccola modifica estetica. In realtà si tratta di una replica molto particolare, ha delle componentistiche dedicate qua e là che la rendono praticamente unica. Il gruppo aria è completamente diverso, non è su standard VSR10 ma è su standard Type 96, quindi come il mio Mod 24. Il cilindro è di qualità simile a Raywell, è un low cost e come tale presenta una crimpatura sulla leva di armamento al posto dei rivetti, è semplicemente stretto sulla leva di armamento per tenerla fissata e questo alla lunga può dare dei problemi, può iniziare a ballare e lasciarsi andare. Il pistone è in plastica, ma ha un profilo della testa molto particolare che ne garantisce una buona tenuta d'aria pur non essendo dotato di O-ring. È completamente in gomma la testa ed è dotata di un labbro che si allarga e aderisce completamente all'interno del cilindro. È uguale a quella del mio Mod 24 per chi avesse visto la mia recensione del Mod 24 SF della Modify. Inoltre ricordo che per l'Under Jowl un pistone in plastica va benissimo in quanto riduce il peso della massa battente, quindi è anche relativamente silenzioso. Il gruppo scatto è purtroppo a 45 gradi, non è uno zero trigger ed è internamente compatibile con il VSR10 anche se è chiuso in un box di plastica dedicato, quindi gli interni del gruppo scatto saranno compatibili ma il gruppo scatto in sé no. Il gruppo PAP è perfettamente invece compatibile con lo standard VSR10, è praticamente un gruppo PAP da VSR10, il che è un bene, visto che dovrete sicuramente cambiare il gommino, visto che quello di serie fa schifo. La canna è il solito tubo in ottone, privo di svasatura finale, che se ne stiamo a parlare a fare, ragazzi. Concludendo, questa M70 è un bolt action economico e particolare, è un ibrido tra i due standard di riferimento che sono VSR10 e Type 96, ha delle parti di uno, parti dell'altro e parti dedicate completamente che non trovate da nessuna parte. Però ha qualche finitura interessante di pregio, come il pistone con questo design particolare, una buona tenuta d'aria e anche relativamente silenzioso. Da affidare a un customizzatore invece la parte di precisione, la parte dello pap e della canna, perché lasciano parecchio a desiderare. Però è comunque una replica che sicuramente vi consiglio, forse più di un VSR10 della Well, sempre in ottica di mandarla a un customizzatore e farla lavorare, ragazzi. Però è già un qualcosa di migliore, soprattutto dalla parte del gruppo aria. Arriviamo all'ultimo fucile preso in considerazione in questa classifica, è un M40 della Well e ha il prezzo indicativo di circa 120 euro. È la replica più costosa del nostro lotto. È un low cost cinese ad interni clonati direttamente dall'L96 della Marui, sia per quanto riguarda il gruppo aria, sia per quanto riguarda l'OPAP. Dell'L96 Marui purtroppo eredita anche un particolare incameramento del pallino detto a pinna. È causato dalla posizione realistica del caricatore di questa replica che va a ricalcare quella del fucile vero a cui si ispira. In pratica il caricatore è posto sotto l'otturatore e non in prossimità del gruppo PAP. Questo ha costretto i nostri amici del sollevante a inventarsi una specie di canalino che porti i pallini dal caricatore fino al gruppo PAP e una pinna in plastica, una vera e propria pinna triangolare in plastica fissata al movimento dell'otturatore che vada a spingerne uno alla volta facendolo scivolare fin dentro al gruppo PAP. È una cosa inutilmente meccanica e
laboriosa che può dare dei problemi alla lunga. I pallini si possono rigare andando dentro, si possono inceppare. Il movimento dell'otturatore quindi va sempre accompagnato bene in avanti o indietro, ragazzi, è molto importante perché è semplice causare degli inceppamenti e se spingete troppo anche la rottura della pinna stessa. Ne ho viste un po' di tutti in questi anni. È un sistema di caricamento che generalmente vi sconsiglio e anzi vi invito ad evitare con tutto il mio cuore. Per gli interni, beh, il pistone non è dei migliori, è sempre una roba in plastica ed è privo dell'air brake. La tenuta d'aria anche in questo caso è da verificare perché tutti gli O-ring della Well fanno tutti schifo, non riesco a capirlo. Il gommino OPAP è standard VSR10 ed ancora una volta è troppo duro per le nostre potenze, quindi anche il gommino OPAP va sostituito praticamente in tutte le repliche low cost. E inoltre va a lavorare su una canna in ottone mal lavorata e soprattutto troppo lunga per il volume d'aria del cilindro, perché questo cilindro ha un volume d'aria ridotto rispetto al normale, perché gli M40 hanno un cilindro più corto e di conseguenza anche qui vi consiglio la sostituzione con una canna interna più corta. Concludo semplicemente sconsigliandovi questa replica perché, sebbene possa essere invitante da un punto di vista estetico, ha un prezzo di partenza fin troppo alto in realtà per quello che offre e richiede delle modifiche essenziali per farlo funzionare decentemente, e il prezzo finale secondo me diventa troppo alto. Ripiegate su quello della Specna Arms se proprio volete un M40. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa lista di repliche low cost. Ovviamente non sono tutte quelle disponibili, ve l'ho già detto, ce ne sono troppi modelli per analizzarli tutti, ma spero di aver aiutato qualcuno di voi a fare una scelta più consapevole analizzando quelle principali che si trovano sui campi di gioco, le repliche cloni VSR10, L96 ed M40, sono un po' le più diffuse. Ripeto ancora una volta, sono tutte le repliche low cost, ragazzi, sono tutte abbastanza bruttine e tutte hanno bisogno di una customizzazione più o meno approfondita, quindi non aspettatevi di comprare una di queste repliche e trovarvi subito bene. Se non volete spendere troppo, sappiate che ci sarà un po' da lavorarci su. Bene, il video si conclude qui, spero che vi piaccia. Se questo video raggiungerà un centinaio di like, diciamo, vi porterò la seconda parte in cui analizzerò le repliche che vanno dai 150 euro ai 350, quindi le medium cost. E se poi anche quel video andrà bene, vi porterò gli high end del nostro ruolo. Bene ragazzi, anche per oggi noi ci salutiamo e come sempre ci becchiamo in campo.